Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati, solennità della Santissima Trinità, occasione meravigliosa per fare un passo in più nel mistero dell'amore trinitario, sapersi amati e accettarsi, accogliere o rifiutare la salvezza, ecco due punti decisivi per la nostra vita che cogliamo dal Vangelo. Partiamo dal primo punto. Gesù sta dialogando con Nicodemo e a un tratto gli dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio, l'unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Traduciamolo alla seconda persona singolare e in chiave esistenziale. Dio ti ama così tanto da dare tutto, persino suo figlio, perché credendo in lui tu non ti perda, ma sia felice e viva in pienezza. Vedete, noi occidentali siamo più cristocentrici, cioè puntiamo di più sulla persona di Gesù. Ma è bello aprire mente e cuore all'opera di tutta la Trinità, che ovviamente agisce sempre all'unisono. Pensare che già la seconda persona della Santissima Trinità, il Figlio, si sia fatto uomo e dia la vita per noi, è già qualcosa di enorme. Chi di noi darebbe la vita per salvare altri? Gente infima, contraddittoria, violenta. San Paolo dice: a stento si trova uno che darebbe la sua vita per una persona per bene. Cristo ha dato la vita per noi mentre eravamo peccatori. Ancor più, pensare che il Padre doni suo figlio per noi è sconvolgente, è meraviglioso. Ma chi di noi darebbe suo figlio per la salvezza di altri? Miei cari, quest'amore non può lasciarci indifferenti. Ci rivela quanto siamo importanti per Dio. Ti rivela quanto vali per Dio, che considera la tua vita così importante da dare tutto, persino suo figlio che si consegna per te. Noi abbiamo bisogno di soffermarci su queste parole, di lasciarci parlare al cuore, di riscoprire dunque la parola di Dio, di far nostre queste parole cariche di spirito e di vita che ci comunicano quest'amore, che lo incidono in noi. La Bibbia è piena di parole meravigliose che Dio ci rivolge. Ti ho disegnato sul palmo delle mie mani, ti ho fatto come un prodigio. Ti amo di amore eterno, per questo ti sono fedele. Tutto questo è decisivo per la nostra vita, perché noi sbocciamo se ci sappiamo amati, se sappiamo che la nostra vita appartiene a qualcuno. Qui sotto abbiamo anche il tema dell'accettazione di sé. La psicologia contemporanea ci dice che per vivere bene è importante conoscerci e accettarsi. Sì, ma mica facile. Chiediti, posso dire che mi accetto profondamente? Che accetto la mia storia, la mia intelligenza, il mio corpo, le mie fragilità? Come mi guardo? Cosa penso di me? Su internet si trovano miriadi di pagine video con consigli vari per migliorare l'autostima e l'accettazione di sé. Vi sono tante cose utili, interessanti, altre anche molto limitate, che ruotano profondamente attorno alla persona che parte da sé, dalle sue forze e finisce con sé. Un bravo psicologo, Rogers, diceva che per conoscersi e accettarsi abbiamo bisogno degli altri. Nessuno può conoscersi e accettarsi finché qualcun altro non lo ha conosciuto e accettato per quel che è. Potremmo dire che come un fiore sboccia grazie alla luce e al calore del sole, così noi sbocciamo grazie alla luce e al calore dell'amore. Vi racconto una storia per capirlo. C'è un bambino alle elementari che si comportava malissimo. Faceva dispetti ai compagni, diceva parolacce pure ai professori, si mette a rubare anche degli oggetti e alla fine decidono di espellerlo dalla scuola. Plotone di esecuzione degli insegnanti che lo accompagnano all'uscita. Questo bambino era orfano, abbandonato. Una maestra, mentre lui esce, scoppia in lacrime. Allora lui si ferma, torna indietro, la abbraccia e gli dice: «Da ora in poi mi comporterò bene». E la maestra gli chiede perché. Perché nessuno aveva mai pianto sulla mia vita. Ecco, miei cari, sin da quando siamo piccoli, noi andiamo in cerca di questo sguardo, di un tu che ci accolga incondizionatamente, che ci faccia sentire amati per come siamo realmente, non per come ci mostriamo o appariamo. E chi sono queste persone che ci hanno restituito questo sguardo? Possono essere anzitutto i genitori, che ci amano come possono. Sono state figure significative,
maestri, maestre, educatori, sacerdoti, suore, amici, amiche, cari. Ma questi sguardi, per quanto preziosi, non sono che un pallido riflesso di un amore più grande, più potente, incondizionato, che è la nostra vera origine, che ci dà il nostro vero valore, che non attende altro che gli apriamo il cuore. È quello della Santissima Trinità, nel quale siamo stati immersi dal giorno del battesimo, ma che dobbiamo conoscere, scoprire, far nostro. Altro è dire agli altri che Dio ci ama, altro è credere profondamente che Dio mi ama, come sono, con il mio set di pregi e difetti. Quest'amore va coltivato, pregando, meditando la parola di Dio, attingendo ai sacramenti, perché lo Spirito Santo lo incida nei nostri cuori, perché siano tolte le menzogne che abbiamo nella testa, che non valiamo niente, che siamo la somma dei nostri errori, che valiamo solo se raggiungiamo certi obiettivi. No, la parola di Dio ti dice che Dio ti ama così tanto da dare tutto, anche suo figlio per te, perché tu sia salvato. Ed eccoci al secondo punto. Quest'amore cosa chiede? Di essere accolto e corrisposto. Il figlio è venuto con una missione. Non è venuto a condannarci, ma per salvarci. E se lo accogli e lo segui, lasciandoti insegnare da lui l'arte di amare, la tua vita giungerà a pienezza. E Gesù continua dicendo: chi crede non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Noi di getto cosa capiamo? Se uno crede in Gesù è a posto, se uno non crede è condannato all'inferno. Assolutamente no, non è questo il senso. L'immagine che vi do per capire queste parole importanti è quella di un salvagente. Tu sei in mare che stai annegando. Arriva una nave e ti lancia un salvagente. Se accogli quel salvagente e inizi a nuotare nella giusta direzione, dunque, se credi in Gesù e lo segui, sei salvato. Ma se non lo accogli, rimani in mare, ti autoescludi dalla salvezza, ti condanni a stare lì, a cercare di sopravvivere con le tue strategie, con le tue deboli forze, invischiato nei tuoi peccati, nelle tue paure, nei tuoi schemi, insomma, nella tua mortalità. Le parole che abbiamo ascoltato vanno comprese nel loro significato originale. In greco, anzitutto, non abbiamo il termine condannare, ma giudicare. E giudicare, nella prospettiva giovannea, significa anche setacciare, dunque fare emergere la verità. Subito dopo, infatti, Gesù dice: e il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini l'hanno rifiutata perché hanno preferito le tenebre alla luce. Vedete, il rifiuto rivela che uno ama di più le tenebre che la luce. A noi può sembrare una cosa astratta, lontana dalla nostra vita, della serie: ma io tutto sommato seguo Gesù, mi sto pure ascoltando un audio sul Vangelo della domenica. Sì, ma quante volte nella vita abbiamo rifiutato la salvezza? Ad esempio, quante volte ho perso delle occasioni belle che la provvidenza mi ha messo davanti? Oppure ho rifiutato un consiglio o una correzione? O quante volte, nonostante il Vangelo mi indicasse una traiettoria, ho preferito seguirne un'altra? Quante volte, nonostante avvertissi che quella situazione, quella relazione non era per me, ho insistito? Perché? Perché ho preferito far di testa mia. Ho preferito seguire le mie paure, o non farmi scomodare dalle mie sicurezze. Ho amato di più le mie tenebre. Ho preferito ciò a cui ero attaccato. Ecco, miei cari, ogni giorno il Signore si offre a noi, ci dona la sua parola, illumina con il suo Santo Spirito la nostra vita. Ma come il sole, per poter entrare dentro casa, necessita che si aprano le persiane, così per entrare è importante che noi apriamo il cuore e ci lasciamo scomodare, ci lasciamo liberare. Dobbiamo essere sinceri. Abbiamo ancora tante resistenze nel cuore, tanti attaccamenti che necessitano di essere purificati dallo Spirito e dai nostri atti di fede quotidiani, dai nostri sì al bene. Non temiamo di guardarci in sincerità e di presentare tutto ciò al buon Dio. Apriamoci alla crescente certezza del suo amore e non temiamo di lasciarci stanare dalle nostre tenebre. Dio non viene a togliere, ma a dare. Non viene a condannare, ma a salvare. Ma ricordiamolo bene. Come disse Sant'Agostino,
colui che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.